La Resistenza continua. Racconti partigiani di Adolfo Perugia, di Guido Massimo Calanca. Miglior documentario dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera. RAI, un grande applauso. Guido Massimo Calanca. Grazie. Allora, ecco. Annuncialo te, chi c'è qui con noi? Beh, l'applauso me lo voglio proprio dividere con Adolfo Perugia. Ci fa veramente piacere, ci fa veramente piacere averla vicino. So che ci sono altre persone che hanno contribuito, hanno dato una mano a tutto questo. Non si poteva fare tutto questo se non ci fosse stata anche Giuliana Montesanto. Dov'è Giuliana? Sì. Vieni Giuliana, vieni giù, dai Giuliana. Mi ha aiutato nella stesura della sceneggiatura e nella ricerca dei materiali, della ricerca storica più che altro perché giustamente era un periodo un po' lontano per me. E voglio qui con noi anche, ecco, l'attrice teatrale e lettrice della lettera della moglie di Adolfo Perugia, Eliana Bosi Liscia. Dov'è? Dov'è? Vieni qui, vieni qui. Grande Eliana, mi ha aiutato tantissimo perché senza la sua voce, la sua interpretazione straordinaria di quella lettera favolosa e commovente della moglie di Adolfo, questo documentario avrebbe molto, molto meno significato. Grazie. Ecco, possiamo solo che lasciare le conclusioni di tutta la mattina del nostro festival, quindi miglior conclusioni non ci potevano essere in un ricordo così profondo di una cosa che non va mai dimenticata. Se passi le conclusioni possiamo lasciarle solamente a lei, ad Adolfo Perugia. Ma io credo che proprio nella giornata come ieri, 25 aprile, che levò dalla schiavitù non solo gli italiani, ma anche il mondo ebraico e molte altre cose. Io dicevo ieri mattina in un intervento che è stato ripetuto stamattina da tutte le radio italiane, il mio sentimento, perché dico sempre la resistenza continua, perché ricordate, noi ci ricordiamo delle persone che ci hanno salvato, a quelle che invece per 5.000 lire ci vendevano ai tedeschi. Questa è la realtà. E facendo un'analisi ieri mattina dei combattimenti che ho avuto nell'ultimo periodo, ho incontrato uomini, tanti mi dicono: ma voi vi siete fatti portare via così? Io rispondo, non è vero, perché la resistenza su 45.000 partigiani riconosciuti dal governo italiano e dallo Stato sono stati 45.000. Noi eravamo una piccola minoranza, eppure abbiamo partecipato con 2.300 partigiani combattenti, e voglio ricordare qui uno, anche molto giovanissimo, perché io avevo 14 anni, ma abbiamo avuto partigiani come Cesana, Franco Cesana, ucciso all'età di 13 anni in combattimento. Abbiamo avuto, cioè, anche
nelle battaglie antifasciste, uomini che vanno, furono 400 gli internati nel tempo del fascismo, di cui c'era Vittorio Foa, c'era Terracini, c'era i fratelli Rosselli, i Colorni, i Curiel, cioè i capi della resistenza nazionale. E questi sono alcuni nomi che io voglio citare. Ho detto nel ricordo la resistenza continua e che noi dobbiamo distruggere ancora il razzismo che esiste nel nostro territorio. Quando sarà fatto questo, avremo ottenuto un passo avanti alla democrazia. Grazie. Grazie. Allora, una promessa quindi ce la fa. Lei deve restare in vita fino a quel giorno. Ecco, veramente, non poteva avvenire nulla di meglio di come abbiamo concluso questa mattinata. Un grande ringraziamento a Claudio Procaccia, veramente, che è stata la persona che, ecco, ci ha dato tutti gli stimoli culturali per portare avanti una progettualità del genere. Ecco, poi domani ci sarà una serata di gala importantissima e quindi chissà, chissà questo documentario a cos'altro potrà ambire. Ecco, veramente un ringraziamento di cuore a tutti, ringraziamento l'impegno che prendiamo. Io sono non tanto il conduttore ma il produttore di questo festival. E quindi l'impegno che mi prendo è che resisteremo veramente a tutte le discriminazioni. Questo festival vive per resistere a queste discriminazioni, quindi vive questo festival per portare avanti quella che è una giustizia sociale. Grazie ancora Adolfo Perugia, grazie Giuliana Montesanto, grazie Eliana Bosilisch e complimenti a Guido Massimo Calanca.